Buon pomeriggio a tutti, ai presenti e a quelli che ci seguono da remoto, al terzo e ultimo appuntamento di questo ciclo di seminari sul verde urbano. Grazie per la partecipazione a questo e ai seminari che l'hanno preceduto. Buonasera a tutti. Allora, adesso affronteremo due problematiche fitosanitarie che sono di recente introduzione, date da due insetti. Il primo è Xylosandrus compactus, che è, come vedete dalle foto, un coleottero appartenente alla sottofamiglia degli scolitidi. È una specie xylemicetofaga, quindi si nutre sia di legno che di micelio. Sono definiti infatti scolitidi dell'ambrosia perché coltivano all'interno delle gallerie che essi stessi creano funghi dell'ambrosia. Ha origine asiatica, quindi praticamente è originario del continente asiatico, si è poi ampiamente diffuso in Africa, Asia, Sud America ed Europa di recente introduzione. In Italia è arrivato nel 2011, quindi anche in Europa, in Francia nel 2015, Spagna e Grecia nel 2019. Questa è la cartina dell'Italia, dove vedete il primo ritrovamento in Italia appunto nel 2011 in Campania, i successivi ritrovamenti negli anni seguenti e fino ad arrivare nelle Marche appunto nel 2022. La femmina di questo insetto è alata rispetto al maschio che è privo di ali, che è quello che vedete, quella che vedete in foto, è di colore nero scuro lucido di 1,6-1,8 mm, mentre il maschio è circa la metà come grandezza. E le larve invece sono bianche, a forma di C, sono prive di zampe, glabre e con una capsula cefalica abbastanza evidente. Nella sequenza delle immagini potete vedere tutti gli stadi di sviluppo, quindi a partire dalle uova, le larve, le pupe e gli adulti. Adesso le vediamo meglio nel ciclo. Partiamo da qua giù in basso a sinistra, dove troviamo le femmine, che sono le femmine svernanti, quelle che trascorrono l'inverno all'interno dei fusti, praticamente, dei rametti. Queste a metà maggio fuoriescono, perché dicevo sono quelle che sono alate, e vanno a colonizzare nuovi rametti, quindi con rametti circa di 1 o 2 anni di età, di diametro massimo 4-6 cm, penetrando attraverso un foro che essi stessi praticano di 0,7-0,8 mm, perfettamente circolare. Una volta all'interno, scavano questa galleria fino al midollo centrale. Questa galleria poi l'allargano in una camera di accrescimento, dove rilasciano, perché trasportano con sé delle spore dei funghi, quelle che definivo prima funghi dell'ambrosia. Una volta che questi funghi si sono ben sviluppati e hanno ben attecchito all'interno della galleria, la femmina depone le uova. Dalle uova nascono le larve che non si alimentano di legno, ma si alimentano dei funghi che crescono all'interno della galleria. Per cui hanno questa alimentazione che favorisce il loro accrescimento e questo fa sì che le piante ospiti suscettibili da questo insetto siano molteplici, perché come potete ben capire, basta un foro, una galleria e un fungo e le larve si nutrono. E dalle larve poi si sviluppano le pupe, dalle pupe poi abbiamo gli adulti, quindi maschi e femmine, che una volta che si sono accoppiati, solamente le femmine fuoriescono dalle gallerie e vanno a ricolonizzare nuove aree. Come dicevo prima, Xylosandrus compactus è una specie polifaga, quindi si nutre più di 220 piante appartenenti a 62 famiglie. In Italia è stato rinvenuto nelle varie regioni, soprattutto su alloro, ma abbiamo anche rinvenimenti su leccio, viburno, cipresso e pitosforo. Oltre all'alloro, dicevo che è la specie più appetita, queste sono, diciamo, le specie che in bibliografia sono date come specie ospiti. Ne cito alcune: il Prunus laurocerasus, il Corylus avellana, l'acero, alcune specie di faggio, di olmo, il platano, il limone, l'olivo ad esempio e anche il castagno. Dopo, per chi le vuole vedere meglio, magari la presentazione la lasciamo. Però c'è da dire una cosa, che solamente alcune di queste piante hanno le caratteristiche, come dicevo prima, chimiche e fisiche per permettere lo sviluppo di ingenti popolazioni di Xylosandrus compactus.
Qui potete vedere delle piante in vaso di alloro, quello che succede circa 7-10 giorni dopo la colonizzazione da parte della femmina. Quindi si ha il disseccamento dei germogli e dei rametti praticamente. Nella foto in alto a sinistra vedete una siepe di alloro attaccata, nella foto in alto a destra una pianta di limone e sotto una particolarità, in Sicilia una pianta di carrubo dove non sono stati attaccati solamente i piccoli rametti ma anche le grandi branche. Questa è una foto per farvi vedere come è importante individuare il foro di entrata, che poi è anche il foro di uscita dell'insetto. Nella parte, diciamo, basale rispetto al disseccamento si va a individuare la porzione e si trova, quello cerchiato in rosso, il foro. Poi vedremo perché è importante il foro. Questi sono esempi di fori su alloro e su olivo, con rispettive camere di accrescimento dell'insetto. Quindi il danno è un danno che causa soprattutto di disseccamento ai giovani rametti, quindi abbiamo un danno estetico su piante ornamentali e danni economici ovviamente alla produzione vivaistica. Questo danno è dato da due fattori, il primo, quello più diretto, è l'azione meccanica che abbiamo visto di scavo delle gallerie. Qui abbiamo uno spaccato ad esempio di una galleria di un rametto, dove all'interno potete vedere ci sono gli adulti e qualche pupa. E l'altro fattore è dato dalla presunta patogenicità di funghi simbionti, in particolare Fusarium solani, che si diffondono poi nei vasi. La diffusione nelle brevi distanze è data solo ed esclusivamente dal volo delle femmine adulte. Le femmine adulte volano per circa 200 metri da piante infestate a piante sane, se le condizioni climatiche sono favorevoli anche qualche chilometro, quindi in condizioni di vento favorevole. Nel caso delle lunghe distanze, il trasporto è dato solo ed esclusivamente da parte dell'uomo che movimenta piante infestate, rami tagliati, legno e materiale di imballaggio in legno infestato. Psilocandrus compactus a livello regolamentale è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, fa parte di quegli scolitidi non europei e può essere confuso con Psilocandrus crassiusculus, che però vedete è più grande, la femmina è 2-3 mm ed è anche di colore bruno rossiccio, oppure Psilocandrus germanus, che anch'esso alla femmina è più grande, di 2-2,3 mm. Ovviamente una classificazione a livello di specie va fatta da personale qualificato. All'interno, diciamo, del territorio, ASAM, ora AMAP, in base a un decreto diciamo, adottato dal dirigente, numero 102 del 28 aprile 2022, sono state prescritte delle misure agli operatori professionali. Misure che sono volte all'eradicazione dai siti infestati e misure per limitare la diffusione mediante le piante ospiti. Quello che, diciamo, sulla restante parte del territorio non abbiamo nessuna forza di legge, per cui quello che possiamo dire è dare dei consigli. Sono degli insetti che si avvantaggiano di condizioni di stress della pianta, quindi di debolezza delle piante, per cui una corretta gestione agronomica e un idoneo apporto idrico e una buona concimazione sono sicuramente fattori che tendono a ridurre l'incidenza dell'avversità. L'altro consiglio è l'ispezione periodica attraverso l'individuazione precoce di segni e sintomi. In caso di riscontro positivo, quindi in caso di ritrovamento positivo dell'insetto, bisogna comunicarlo al servizio fitosanitario regionale AMAP tramite PEC o mail. In caso di conferma positiva si effettuano interventi meccanici. Gli interventi meccanici di potatura, quindi di eliminazione dei rami sintomatici, che possono essere effettuati durante tutto l'anno, però il momento migliore per effettuare questo intervento è il periodo invernale, perché nel periodo invernale, andando a rimuovere, quindi effettuando un taglio alla base o almeno 10 cm al di sotto del foro di entrata, quindi per questo che dicevo che il foro è importante, l'individuazione è importante, si ha sicuramente la certezza di rimuovere tutta la popolazione dell'insetto. Ci sono pochissimi prodotti autorizzati e quelli che sono autorizzati solamente in caso di giardini domestici,
Comunque noi sconsigliamo di intervenire con prodotti chimici perché, come avete visto, la totalità del ciclo dell'insetto si svolge all'interno della pianta. Per cui quello che va fatto è distruggere immediatamente in loco la vegetazione tagliata mediante bruciatura dove è possibile. Anche una trinciatura andrebbe anche bene. Poiché siamo in assenza di un decreto di lotta obbligatoria, quello che andrebbe fatto è la creazione di un percorso di collaborazione tra le amministrazioni locali e i cittadini e gli operatori del verde, al fine di creare dei percorsi di eliminazione dei residui delle potature in modo che possano essere bruciati in un ambiente idoneo oppure magari messi anche dentro dei cassoni per evitare che l'insetto poi possa fuoriuscire. In effetti, in alcuni comuni della Toscana, tramite delle ordinanze del sindaco, si è imposto di intervenire sia ai proprietari di terreni agricoli, sia ai proprietari, diciamo, di giardini anche nelle aree verdi urbane, consentendo in deroga al regolamento di pulizia urbana la bruciatura in loco dei residui vegetali. Come AMAP noi abbiamo partecipato e stiamo partecipando ad un progetto che si chiama BHS o Biocanapa, nel quale lo scopo è quello di valutare l'effetto, possibile effetto insetticida dell'olio di canapa. Quindi lo scorso anno, nel 2022, abbiamo improntato una tesi, diciamo una prova sperimentale con diverse tesi, tra queste vi era l'olio essenziale di canapa, il rame con dei microelementi e con dei biostimolanti e degli insetticidi di contatto e sistemici. Questo al fine di valutare quello che poteva essere il miglior, diciamo, effetto su questo insetto. Attualmente abbiamo raccolto i dati, siamo in fase di elaborazione, abbiamo improntato la prova sperimentale anche per il 2023, perché ovviamente i dati di un anno non ci permettono di dire con certezza di trarre delle conclusioni certe. Qui c'è un po' di bibliografia per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento. Allora, un altro insetto che si sta diffondendo nel territorio italiano, in quello regionale, è l'Eurocanthus spiniferus. Nelle foto potete vedere adulti e uova di questo insetto e le forme giovanili sulla sinistra. È un insetto che appartiene all'ordine degli emitteri, la famiglia è Aleurodidi, e compie il suo ciclo sulla pagina inferiore delle foglie. Allora, l'adulto è di colore grigio-blu, di piccole dimensioni, la femmina è 1,7 mm, il maschio 1,35, le uova sono gialle e sono disposte a spirale sulla pagina inferiore delle foglie. Sono delle piccole farfalline. Da uovo ad adulto l'insetto attraversa tre stadi di ninfa e uno stadio pupale, la cui forma è quella che vedete in foto, con una forma ellittica ovale di colore bruno-nero. È spinoso ed è circondato da una frangia di cera bianca. L'origine è sempre asiatico, si è diffuso poi in Africa, Asia, Australia, nella zona del Pacifico ed in Europa. In Europa il primo ritrovamento è in Italia nel 2008, abbiamo Croazia nel 2012, Montenegro nel 2013, ma ci sono anche segnalazioni della Bulgaria, dell'Albania e della Grecia. Come vedete in Italia, col pallino rosso ho indicato le regioni dove è stato rinvenuto, quindi partiamo Puglia nel 2008, Campania nel 2017, Lazio 2017, fino ad arrivare a Lombardia, Marche e Abruzzo nel 2022. Nell'immagine centrale abbiamo gli stadi che sono quelli che attraversano l'inverno, quindi sono pupe o ninfe di terza età. Queste attraversano l'inverno su piante verdi che non perdono le foglie. Da queste fuoriescono gli adulti. Gli adulti, una volta che si accoppiano, depongono le uova, come vi dicevo, a spirale sulla pagina inferiore delle foglie e dalle uova nascono poi le ninfe che andranno poi ovviamente diciamo da queste riparte nuovamente il ciclo. Ciclo che impiega dai 2 ai 4 mesi, quindi nell'arco di un anno abbiamo dalle 3 alle 6 generazioni. Le temperature ottimali sono tra i 20 e i 34 gradi centigradi, l'umidità relativa ottimale tra il 70 e l'80%.
Qui potete vedere delle foglie di limone e di rosa attaccate dalle forme giovanili di Aleurocanthus, quindi vedete le forme giovanili, che fanno il danno di sottrarre linfa alle piante. Ma l'altro danno, che è ancora molto più evidente, è il fatto che questo insetto produce un'abbondante melata che va a ricadere sulle foglie sottostanti e sui frutti, e sui quali poi si sviluppano i funghi, si approfitti della fumagine, imbrattando quindi la vegetazione, imbrattando i frutti che non risultano più essere ovviamente commercializzabili, e in questo modo si riduce anche la superficie atta a fare la fotosintesi per la pianta. È una specie polifaga, in quanto può essere, diciamo, rinvenuta su 90 specie di piante ospiti appartenenti a 38 famiglie. Le più appetibili, diciamo, sono arancio, mandarino, pompelmo e limone, cioè le piante del genere citrus. Ma abbiamo visto che va anche su rosa, e va su edera, su piracanta, prunus laurocerasus, melo, pero e altre, come ad esempio anche l'alloro, il fico e il salice. Per quanto riguarda lo spostamento, quindi la dispersione attiva da parte dell'insetto, quindi a corto raggio l'insetto si sposta solo ed esclusivamente se viene disturbato, perché gli adulti non sono dei buoni volatori e quindi colonizzano nuovi areali solo se vengono disturbati. Nel caso invece di nuove aree, lo spostamento nelle lunghe distanze è dato dallo spostamento da parte dell'uomo che, trasportando materiale vegetale infestato, lo trasporta su areali dove invece magari l'insetto non è presente. In seguito al primo ritrovamento nelle Marche nel 2022, è stato, diciamo, poiché Aleurocanthus spinifero è un organismo nocivo da quarantena, è stato, diciamo, emesso un decreto da parte del dirigente del servizio fitosanitario, e in cui è stata istituita l'area delimitata. L'area delimitata che comprende i comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cucca Marittima, costituita da un'area infestata dove vengono applicate le misure di contenimento, e più un'area cuscinetto che circonda l'area infestata, che è di 2 chilometri. Il servizio fitosanitario, nell'ambito della sorveglianza fitosanitaria, attraverso un programma nazionale di indagine e attraverso i controlli annuali alle produzioni presso gli operatori autorizzati, ha effettuato ed effettuerà nel 2023 ispezioni visive e, qualora se necessario, campionamenti e analisi di laboratorio per valutare l'eventuale evoluzione della presenza dell'organismo. In caso di sospetta presenza dell'organismo, bisogna comunicarlo al servizio fitosanitario regionale AMAP tramite PEC o mail. Le misure fitosanitarie che sono state imposte nell'area infestata riguardano il verde urbano, il verde pubblico e anche i siti produttivi. Siccome stiamo parlando di verde urbano e verde pubblico, mi sono soffermato su questi due aspetti. Quindi, quello che bisogna fare sono potature mirate, cercando di asportare le parti colpite e distruggere il loco mediante bruciatura. In aggiunta, si possono effettuare trattamenti insetticidi, ma in questo caso bisogna stare molto attenti in base all'utilizzo del prodotto fitosanitario. Nel caso, ad esempio, di giardini domestici, possono essere utilizzati prodotti fitosanitari per uso non professionale su ornamentali. In questo caso abbiamo dei prodotti come i sali potassici, degli acidi grassi, che servono a sciogliere le cere, quindi favorire l'ingresso dei principi attivi. Abbiamo il tauferolinato e l'acetamiprid come PFNPO. Mentre in caso di prodotti fitosanitari, no, sempre per uso non professionale, per piante edibili, abbiamo le piretrine pure su colture di agrumi. Mentre invece nel caso dei prodotti per uso professionale, nel verde urbano abbiamo sempre le piretrine pure, e nel caso, ad esempio, delle colture di agrumi abbiamo lo spiro tetramat. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io chiudo il trittico delle presentazioni per questa giornata, e nel mio lavoro parlerò di un rapporto ecologico che si instaura tra un agente patogeno, parassita, e il suo ospite vegetale. Quindi, nella
In particolare l'agente patogeno in questo caso che di cui parliamo è un fungo, è la Ceratogystis platani, e il suo ospite di elezione è il genere Platanus, quindi piante di platano. Come vedete qui in questa prima seconda diapositiva c'è quella parola endoparassita, quindi stiamo parlando di un fungo parassita, patogeno, endoparassita, cioè che attacca la pianta penetrando all'interno degli organi legnosi della pianta e si sviluppa all'interno della pianta. Quindi questo mi serve per richiamare un po' la prima malattia che abbiamo affrontato questo pomeriggio con la collega, perché questo rapporto che si instaura tra questo fungo, che si instaura tra il fungo e la specie ospite, richiama un po' il rapporto che si instaurava appunto tra nell'olmo con la grafiosi. È un patogeno appunto molto pericoloso, per cui nella normativa dell'Unione Europea è inserito tra gli organismi nocivi da quarantena, quindi degno di particolare attenzione. L'ospite, abbiamo detto, è il genere Platanus, quindi nelle sue varie specie, ovviamente l'ospite principale è il Platanus acerifolia, quello che più comunemente troviamo nei nostri arredi a verdi, ma gli altri platani, l'occidentalis e l'orientalis, lo stesso, sono considerati suscettibili a questo tipo di malattia. Nella normativa internazionale fitosanitaria è considerato anche il legno, oltre alle piante destinate all'impianto, perché il legno, come vedremo, quando parleremo più da vicino di questo rapporto, è quella parte della pianta che può essere veicolo di questa infezione. Cominciamo col dire, scusate ma sono andato troppo avanti, cominciamo col dire a vedere qual è la distribuzione di questa malattia a livello mondiale. Vedete, qui ho messo due fotografie, diciamo due estratti, due rielaborazioni di quello che nel sito internazionale EPPO, che è un'organizzazione mediterranea che diciamo raccoglie e gestisce tutte le malattie vegetali, quello che dice appunto questa organizzazione rispetto alla diffusione nel mondo di questo patogeno. Vedete nella prima parte della fotografia in alto a sinistra, la vostra sinistra, è del 2015. Vedete la distribuzione, intanto l'origine deriva dagli Stati Uniti d'America, l'origine di questa malattia, da lì poi si è diffuso in Europa. E vedete la differenza con la parte della fotografia in basso a destra, che invece è aggiornata a gennaio del 2023, non c'è moltissima differenza tra diciamo dei paesi interessati a questa malattia. Se vogliamo prendere in considerazione nella parte del bacino del Mediterraneo si è aggiunta la Turchia rispetto al 2015, è scomparsa la Spagna, quindi evidentemente Spagna è stato eradicato, continua a essere presente l'Italia, la Francia, l'Albania, la Grecia. E quindi questi sono i paesi in cui appunto è presente la malattia. In Italia vedete che la situazione è abbastanza complessa, nel senso che quasi tutte le regioni, per non dire tutte, sono interessate dalla malattia, e in particolare in Italia è comparsa negli anni 60 con origine nella regione Campania, e da lì poi si è diffuso in altre regioni tra cui la nostra, dove nell'anno 2000 è stato accertato il primo caso di infezione su piante di platano nel comune di Chiaravalle. Dopo questo primo accertamento sono seguiti altri accertamti qui in provincia di Pesaro nel comune di Fano. Quindi al momento nella nostra regione ci sono due aree, due comprensori dove è presente la malattia, e siamo ovviamente in un regime fitosanitario di eradicazione, cioè stiamo mettendo in atto misure che tendono a eradicare questa malattia.
Qui possiamo vedere degli estratti delle zone focolaio, che sono quei cerchietti più piccoli che vedete nell'elaborato grafico, mentre invece le zone concentriche più esterne rappresentano le zone tamponi. Questa è nella provincia di Pesaro, nel comune di Fano, dove ci sono 4 focolai che interessano ovviamente vie urbane e un parco interno adibito a posteggio. Questo comincio a sottolineare questi aspetti perché poi vediamo che questi sono appunto degli elementi di rischio per questo tipo di malattia. Questo è l'altro focolaio, zona focolaio che abbiamo nelle Marche, in questo caso in provincia di Ancona e comune di Chiaravalle. Questo è un aspetto, questo focolaio è un aspetto veramente storico, poi nel proseguo della presentazione cercherò di farvi capire il motivo è stata una dura battaglia che purtroppo ha avuto un esito negativo, già ve lo anticipo, poi vi farò vedere perché. Quindi focolaio in provincia di Ancona e provincia di Pesaro, comune di Fano. Allora, penso che voi sappiate che il platano è una delle essenze maggiormente utilizzate nell'arredo a verde delle nostre città, soprattutto qui nella città di Pesaro, Fano, in questa zona diciamo del nord della regione, il platano è pressoché presente in diversi posti e queste due slide, questa e quella successiva, cerco di introdurre il sito di produzione, il sito di impianto di questa specie di platano, che tipo di rischio può costituire nei confronti appunto dell'insorgenza di questa malattia. Allora, il platano, come vedete in queste foto, è messo come bordura stradale nella foto di in alto a destra o nelle altre foto di sinistra, e oppure in quella in basso a destra, dove è utilizzato come in un'area adibita a posteggio delle autovetture, rappresenta un elemento di rischio che ho cercato di evidenziare con queste X rosse. Perché? Intanto il platano è una pianta di prima grandezza cosiddetta, cioè una pianta che vedete anche dalle foto raggiunge uno sviluppo che si presta poco, non è compatibile con manufatti, quindi abitazioni, posteggi, con strade. Perché? Perché poi è necessario ricorrere a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, podature, abbattimenti, che nei confronti del patogeno di cui stiamo parlando rappresentano un elemento di rischio. E poi vediamo perché. Una pianta di queste grandezze messa vicino a un'abitazione già costituisce un problema, perché poi, vedete, supera l'altezza dell'abitazione, si è costretti l'amministrazione civica di turno o il cittadino interessato è costretto a intervenire con podature per evitare danneggiamenti delle infrastrutture. Viceversa, questa pianta, questa specie, sarebbe meglio utilizzarla in ambienti aperti, dove può essere lasciata sviluppare secondo il suo habitus naturale di sviluppo, perché ripeto, è una pianta di prima grandezza, quindi raggiunge altezze e dimensioni notevoli. Quindi in un ambiente aperto, come può essere un parco, in un'area naturale, tipo questa, che è rappresentata nelle foto, è sicuramente un ambiente più adatto allo sviluppo di questa pianta, perché consente appunto di intervenire proprio in maniera sporadica, solamente nel caso di togliere magari qualche ramo secco, e quindi fare una rimonda solo del secco. E quindi si diminuiscono di molto gli interventi cessori, che rappresentano, sottolineo, un rischio per questo tipo di rapporto ecologico con il fungo. Perché? Se vi ricordate, all'inizio ho detto è un fungo endofita, che significa che penetra all'interno della pianta, sviluppa, cresce all'interno della pianta, degli organi legnosi della pianta. Come penetra? Allo stesso modo della grafiosi, per penetrare non è in grado di penetrare se gli organi legnosi della pianta sono integri, ha bisogno di un pertugio che è rappresentato da una ferita che si può
creare sugli organi del mucus della pianta. Chi è che provoca le ferite oltre agli eventi atmosferici? È l'uomo, appunto perché l'uomo è costretto ad andare lì a fare bordature, perché la pianta dà fastidio alle grondaie delle gas, perché dà fastidio al traffico veicolare, quindi si fanno i tagli male più delle volte, quindi si vanno a tagliare rami o branche di grossa dimensione, quindi si espone il durame della pianta, quindi la parte interna del legno, che la pianta compartimentalizza poco o niente, e quindi il fungo, se è presente nelle vicinanze, riesce a entrare e a infettare il legno della pianta. Poi vedete, vedete forse male perché si legge, non so, si legge penso abbastanza bene. Una volta entrato, poi si sviluppa all'interno della pianta attraverso, come lo stesso si diceva la collega della grafiosi, attraverso i vasi xilematici, cioè attraverso i vasi con cui la pianta trasporta l'acqua dal terreno. Quindi può entrare a livello delle parte diciamo aerea della pianta, ma anche dalla radice, soprattutto dalle radici. Quindi una volta all'interno viaggia in maniera anche abbastanza veloce, vedete, qui in un anno riesce a fare un metro attraverso questi vasi xilematici della pianta, e può viaggiare anche radialmente rispetto alla sezione della pianta, cioè entra in una sezione del tronco e poi magari si sviluppa nella parte opposta del tronco, quindi viaggia anche radialmente rispetto alla pianta. Quindi ferite che stanno in una parte epigea, ferite che possono causarsi nel caso di scavi nella parte del colletto o contrafforti radicali, sono tutte potenziali finestre da cui il fungo riesce a entrare, quindi gli organi di diffusione del fungo riescono a entrare. Che cosa comporta poi? Quindi inizia quel rapporto ecologico che vi dicevo prima, quindi si inizia un decorso di una malattia, essendo un fungo. Qual è il primo sintomo che possiamo osservare in maniera, diciamo, generalizzata sulla pianta? Intanto, essendo un fungo xilematico, cioè che viaggia e si sviluppa all'interno dei vasi con cui la pianta trasporta acqua, quindi questi vasi perdono la loro efficacia. Quindi questo si manifesta a livello della vegetazione fogliare con una mancanza di acqua. Quindi il sintomo più evidente è quello delle foglie più piccole, più rare, quindi la pianta, osservandola, diciamo, nel suo sviluppo, si vede subito che c'è una chioma, vedete, molto più rara e cosiddetta trasparente alla luce, rispetto, si può vedere nella foto alla vostra destra, dove le piante successive alla prima, vedete, c'è una chioma molto più densa. Sono sintomi, ovviamente, che si apprezzano maggiormente nel periodo primaverile estivo, dove ovviamente l'assorbimento di acqua è maggiore, quindi questo è il primo sintomo che induce a un sospetto. Dopodiché l'evoluzione e lo sviluppo del fungo che cosa determina? Determina la morte degli organi vegetali che ha colpito, che può essere totale, come vedete nella foto di destra, quindi è tutta la pianta che è disseccata, o potrebbe essere parziale, cioè solo una parte, una branca della pianta, come vedete nella foto alla vostra sinistra, che è disseccata. Quindi questi sono, diciamo, in particolare altri sintomi che si apprezzano guardando, osservando la chioma della pianta. Nella foto di destra, quello è il viale che poi vi darò come esito, dove è stato riscontrato per la prima volta nelle Marche il fungo, quindi la presenza di questo parassita, e poi alla fine vi lascio questo suspense, vi dirò l'esito di quel viale e vi darò anche qualche informazione sulla l'aspetto storico di quel viale stesso, di Chiaravalle. Andando nello specifico della sintomatologia, abbiamo detto che è un fungo che attacca gli organi legnosi della pianta, quindi non va sulle foglie, non attacca l'organo fogliare, attacca l'organo legnoso, qualsiasi esso sia, quindi dalle radici fino alle branche. Che cosa è un fungo, dicevamo, che viaggia all'interno della pianta e attraverso i vasi vascolari, e il sintomo poi che si vede, che si nota all'interno degli organi legnosi è determinato dalla risposta che la pianta dà a questa aggressione. La pianta cerca di difendersi, quindi occlude
cerca di occludere questi vasi xilematici con delle, diciamo, delle sostanze inside nella pianta, e l'effetto è che si, c'è una necrosi, quindi c'è una morte dei tessuti, diciamo nel sito specifico, e la manifestazione che potete vedere nella foto in alto a destra, queste macchie, quindi osservando la corteccia, quindi su piante di platano con corteccia tendenzialmente chiara e liscia, è facile osservare questo sintomo. Si osservano qui queste macchie decolorate, di un colore bluastro scuro, non continue, ma diciamo isolate da porzioni tendenzialmente di tessuto con colorazione naturale. Se andiamo a togliere la corteccia ai primi stadi di legno, sotto quelle macchie che si chiamano cosiddette risorgenze, troviamo appunto ancora più evidenti queste necrosi dei tessuti conduttori. Quindi sono il tessuto dell'alburno da cui la pianta poi trasporta appunto acqua. E quindi queste zone necrotiche scure sono ancora più evidenti. Poi in queste zone l'altro sintomo è la produzione di cancri che si possono generare. Se facessimo, come rappresentato nella foto in basso alla vostra sinistra, una sezione del tronco, della branca, di cui si manifestano questi sintomi, vedete che la parte scura, necrotica, è quella parte più esterna rispetto alla sezione, cioè dove c'è la parte attiva di legno con i tessuti conduttori. Quindi queste sono manifestazioni sintomatiche specifiche di questo fungo. Quando le possiamo vedere? Già accennavo prima, il periodo è quello migliore, è quello primaverile estivo, perché in quel periodo vediamo intanto appunto dal punto di vista generale la pianta che è sofferente per questo tipo di aggressioni, e quindi il periodo in cui noi possiamo mettere in atto la sorveglianza e la valutazione fitosanitaria con ispezione generica della pianta è quello che va da aprile fino a settembre. Anche durante il riposo vegetativo, come adesso, se la pianta è attaccata, potremmo vedere le risorgenze che magari si manifestano a livello del tronco, perché è ovvio che non è facilissimo andare in quota per controllare le branche. L'attività di sorveglianza che noi facciamo in maniera ordinaria sul territorio, nel caso in cui ci dovessimo imbattere appunto in quei sintomi che abbiamo visto poc'anzi, fa scattare poi l'accertamento diagnostico vero e proprio, quindi la procedura appunto di accertamento ufficiale della presenza della malattia. Questo avviene con il prelievo di un campione di vegetale sospetto che poi sarà inviato al laboratorio per l'analisi di rito. Quindi si preleva un tassello di legno non completamente sulla parte necrotizzata, ma al confine tra la parte necrotizzata e la parte apparentemente con colorazione naturale, perché è lì che probabilmente c'è il punto di confine in cui il micelio del fungo sta crescendo, e quindi dove è più facile poi il laboratorio isolare e far crescere il fungo stesso. Quindi si preleva questo tassello di legno, si mette in normali sacchetti di plastica, meglio ancora se ubbidito, perché già addirittura dentro il sacchetto di plastica, se è presente il fungo, può svilupparsi e manifestare gli organi di riproduzione. Si porta il campione in laboratorio, si può fare, in questo caso viene fatto, vedete, un isolamento su agar di crescita di frammenti di legno. Si possono fare anche osservazioni al microscopio per vedere, soprattutto per esempio in un legno secco, il fungo sviluppa delle particolari organi di fusione che vengono chiamate le chlamidospore, cioè sono organi di conservazione del fungo, cioè che possono trovarsi in un legno, in una pianta secca, quindi legno completamente secco con basso tenore di umidità, che nonostante questo mantiene ancora il rischio di infezione, appunto perché ci stanno questi organi che si conservano nonostante queste condizioni.
Quindi è più facile trovare ovviamente conidi che sono rappresentati nella parte in basso, nella fotografia in basso, mentre l'albero invece è la forma sessuale del fungo. Dal punto di vista normativo, dicevo prima, un organismo alla quarantena, perché ha un esito essenziale per il genere Platanus, e quindi l'Unione Europea vuole che ovviamente che non si diffonda questa malattia, anzi, se dove c'è, che si persegua l'eradicazione della malattia stessa. Quindi c'è tutta una serie di normativa che determina l'obbligo di controllo nei punti di ingresso frontalieri da paesi terzi, indicati nella normativa sono quelli di Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia. Quindi tutte le piante di platano o legname, legno, legna di platano, quindi tra legname e legno, per esempio legna da ardere, se dovesse entrare legna da ardere in un punto di controllo, si deve controllare di platano, si deve controllare anche quel tipo di legna. Quindi queste tipologie di vegetali o prodotti vegetali sono sottoposti a controllo nel punto di ingresso nell'Unione Europea. Poi la normativa prevede anche che ci siano dei controlli all'interno, cioè nello spostamento di piante di legname nei territori dell'Unione Europea. E questo controllo si traduce nel fatto che lo spostamento sia di piante di platano destinate all'impianto, sia di legname o legna di platano, è soggetto al, deve essere scortato lo spostamento dal passaporto delle piante. In Italia è ancora vigente un decreto del 2012, un decreto ministeriale, che appunto recependo la normativa dell'ordinamento europeo, detta le misure per appunto contrastare la diffusione, per prevenire nelle zone dove non c'è la malattia e per contrastare la diffusione nelle zone in cui la malattia è presente. Quando viene accertata, appunto, il servizio fitosanitario, che è l'organo competente localmente, dispone appunto, innanzitutto fa una demarcazione del territorio, quindi individua quali parti del territorio sono soggette a quella malattia e in quelle zone, in quelle aree, poi sono emanate, istituite e stabilite delle misure comportamentali nella gestione delle piante di platano. Quindi si istituiscono zone focolaio, zone tampone e zone di contenimento. La zona focolaio è la pianta infetta con un'area di 300 metri attorno alla pianta infetta. La zona tampone è un'ulteriore area di 1 chilometro. Se vi ricordate quelle foto di prima, vi facevo vedere quei cerchietti più piccoli e quelle figure geometriche poligonali un po' più grandi, e la zona di contenimento invece è una zona dove la malattia è talmente mai, come posso dire, presente nel territorio che non si ritiene più ragionevole pensare di eradicarla, e quindi si istituisce una zona di contenimento. Al momento in Italia non ci sono zone di contenimento. Noi nelle Marche abbiamo quei quattro punti, quelle quattro zone focolaio che sono in regime di eradicazione. Nelle Marche, come regione, come servizio fitosanitario, abbiamo adottato appunto un atto, l'ultimo, questo è il 18 novembre 2020, in cui abbiamo stabilito, individuato queste zone focolaio e tamponi, e abbiamo, sono disposte le misure da applicare in determinate zone. Lì sotto potrete trovare, c'è l'indirizzo del sito web dove potete trovare ulteriori approfondimenti e nonché questi atti amministrativi di demarcazione. Oltre a questo, poi come servizio fitosanitario nel 2012 abbiamo adottato le misure ufficiali nel caso in cui per le zone dove c'è la malattia o per le zone dove cosiddette zone indenni dove non c'è, quindi quali sono gli obblighi di coloro che dovessero accingersi a fare degli interventi su
su piante di platano. Interventi io intendo podatura, ne so, scavi in prossimità di piante di platano o abbattimento. Quindi il primo obbligo è la comunicazione. Quindi ogni qualvolta un operatore abbia intenzione di fare un intervento di podatura, magari o un lavoro di scavo in prossimità di piante di platano o di abbattimento, deve comunicare al servizio fitosanitario attraverso un modulo che è predisposto in carta semplice questa intenzione. Mi raccomando, perché poi la non ottemperanza a questo obbligo può comportare, nel caso di accertamento, violazione, accertamento appunto di violazioni amministrative e relative sanzioni. Sottolineo che nel caso in cui si intenda operare nelle zone focolaio, la comunicazione nelle zone interne, fatta la comunicazione, uno già subito un minuto dopo può iniziare a fare il lavoro. Nelle zone focolaio, se vi ricordate quelle che facevo vedere nelle prime slide, bisogna aspettare 30 giorni lavorativi. Quindi, fatta la comunicazione, si deve aspettare 30 giorni lavorativi prima di iniziare quel tipo di lavoro. Questo perché dà modo all'organo di controllo, cioè al servizio sanitario, di verificare che non ci sia malattia, perché gli obblighi della legge li dà anche a noi, non è che noi li diamo solo agli altri, anche noi abbiamo degli obblighi. Quindi la legge dice che nel caso in cui dovessimo accertare piante, dobbiamo immediatamente provvedere perché quelle piante infette siano rimosse dal territorio. Quindi andando nel particolare, abbattimenti. Questo decreto che noi abbiamo fatto nel 2012, con cui abbiamo approvato le misure fitosanitarie, stabilisce appunto i comportamenti da attuare nel caso in cui si facciano abbattimenti di piante infette, trasporto del legname e smaltimento del legname infetto. Gli abbattimenti ovviamente devono essere fatti sia relativamente alla pianta accertata infetta dall'organismo nocivo, sia, dice la legge, dalle piante adiacenti. Quindi è un termine adiacente che si può prestare a delle interpretazioni. Noi intendiamo, quando si tratta di un filare, come vedete in queste foto, adiacente è quella immediatamente successiva o precedente. Perché questo? Perché uno dei motivi, e torno sempre a indicarvi quella foto lì in alto a destra di quel viale, e poi vi dico il perché. Uno dei motivi per cui si trasmette questa malattia da una pianta infetta a una sana sono le radici. Quindi il contatto tra le radici di piante, soprattutto quando sono state messe a dimora con zesti di impianto molto ravvicinati, non consoni alla tipologia, alla specie vegetale, alla grandezza della specie vegetale, la trasmissibilità del patogeno attraverso le radici costituisce un elevatissimo rischio appunto di diffusione. E ne abbiamo avuto prova poi, come vi farò vedere, in quel viale. Quindi, oltre all'abbattimento della pianta infetta, anche quella adiacente sana. Quindi devono essere abbattute le piante anche adiacenti sane. L'abbattimento comporta anche l'estrazione e l'estirpazione della ceppaglia, perché, ripeto, il fungo potrebbe essere anche presente anche nella ceppaglia. E in questo caso, i tagli, quando si è sul cantiere di lavoro, il taglio deve essere fatto ovviamente in giornate non di vento, perché la segatura appunto è l'elemento di rischio massimo di diffusione dell'insetto, perché se noi spargiamo nell'ambiente segatura quando andiamo a tagliare una pianta infetta, non facciamo altro che diffondere l'inoculo nell'ambiente. Quindi giornate non piovose e non di vento, fare isolare, mettere a terra dei teli che possano raccogliere residui piccoli di frammenti legnosi e cercare di depezzare la pianta con minor tagli possibili. È ovvio che se si è in ambiente urbano è difficile fare un abbattimento con caduta libera alla pianta, quindi lì ovvio dipende da caso a caso quali accorgimenti, però l'accorgimento generale è quello di fare meno tagli possibili, soprattutto non in quota. Quindi ecco, tenere a mente questa cosa. Il legname, tutto il legname di risulta
va poi ovviamente caricato su camion e trasportato in maniera che sia isolato per evitare appunto che ci sia possibilità di dispersione di segatura, frammenti, eccetera. Un'altra cosa che è un obbligo è che bisogna comunicare quando c'è una pianta infetta. Bisogna comunicare dove va smaltito il legname e la modalità di smaltimento del legname. Rescissioni radicali. Questo è quell'atto appunto delle misure fitosanitarie, prende anche in considerazione come fare nel caso del bisogno questo tipo di lavorazioni per cercare di abbassare il rischio di contaminazione. Nel caso in cui si facessero dei lavori che possono costituire appunto determinare dei tagli alle radici, l'importante è rifilare il taglio. Vedete nella foto lì in mezzo, quella radice che è così sfibrata, che quella non va bene lasciarla in quella maniera, è consigliabile andare lì a ritagliare in maniera netta quel mongone di radice, perché così facendo si dà modo alla pianta di provare a isolare quel taglio. La stessa cosa con le podature. Cioè questi esempi di podatura che vi metto in queste foto sono esempi negativi. Cioè non si fanno podature di questo tipo, non si va a tagliare una branca di prim'ordine come quella nella foto di destra nell'internodo, lasciando scoperto una sezione abbastanza ampia di taglio in questa maniera, oltre che il rischio nei confronti di questa malattia poi c'è tutta un'altra serie di questioni legate alle carie del legno, e c'era anche se il platano da questo punto di vista è un pochettino più resistente rispetto a queste piante, quindi evitare questo tipo di taglio, come evitare anche tagli vedete nella foto di sinistra, cioè quella coda di cane cosiddetta volgarmente di un taglio con il rametto laterale che avrebbe la funzione di tutta cima ma che è una sezione molto più piccola rispetto alla branca di ordine superiore che sta sotto, quindi non sarà mai in grado di dare continuità di sviluppo a quel tipo, quindi sono pratiche arboriculturali che rappresentano un rischio fitosanitario, ma anche dal punto di vista tecnico sarebbero da sconsigliare. Quali altri metodi di difesa abbiamo? Già uno l'ho indicato dicendo di rifilare bene i tagli di potatura, quindi l'aspetto prevenzione nelle modalità di intervento è essenziale. Che significa? Quindi quando si va a fare una potatura, per esempio, o soprattutto una potatura o un taglio rescissione radicale, avere attrezzi affilati, quella è la base importantissima per l'operatività, cioè avere oggetti di taglio affilati, di modo che il taglio sia più netto possibile, quindi che non si lasciano asperità sulla superficie di taglio, perché l'asperità poi determina dei microambienti dove eventuali conidi, quindi organi di diffusione del fungo, arriva e trova l'umidità sufficiente per poter sviluppare. Quindi un aspetto meccanico, una difesa diciamo di tipo preventivo utilizzando tecniche arboriculturali confacenti. Punto di vista della difesa chimica, nel nostro atto noi parlavamo all'epoca, abbiamo fatto nel 2012, vedete il tiofanate metile, che è ovvio che non è più, è stato revocato come sostanza attiva, quindi non è più utilizzabile, ma all'epoca era utilizzabile con l'endoterapia. Come pratica di distribuzione di prodotti fitosanitari nel caso della Ceratocystis platani, anche fosse stato consentito, non è una pratica efficace perché questo organismo nocivo è molto veloce nello spostamento della pianta, quindi questa velocità determina che non si riesce nemmeno con l'endoterapia a seguire il percorso del fungo, e quindi non è efficace, e nemmeno la pianta riesce a mettere in atto difese
attive in grado di bloccare lo sviluppo del fumo, perché lo sviluppo appunto è molto più veloce rispetto alla risposta che potrebbe dare la pianta. Difesa genetica. Qui ci possono essere degli aspetti incoraggianti, nel senso che sono stati selezionati dei cloni di platano che sembrano essere resistenti. Significa che non sono immuni, quindi la malattia la contraggono, quindi si instaura sempre quel benedetto, maledetto rapporto tra parassita e ospite, però non si sviluppa in maniera, diciamo, eclatante fino a portare a morte la pianta su questi cloni resistenti. C'è ancora un po' di, delle posizioni ancora un po' divergenti tra istituti di ricerca e l'altro. I francesi hanno selezionato una varietà, la Valis Clausa, un clone di platano che dicono che sia resistente, però ho letto delle recensioni da parte dell'Università di Padova che sono arrivate alla conclusione che non lo è, poi che non è vero che sia resistente. Quindi c'è ancora delle posizioni un pochettino non univoche, diciamo così. Questo mi serve per dire anche che nelle zone focolaio dove c'è la pianta infetta è vietato il rimpianto ovviamente con il platano, a meno che non si faccia ricorso a queste varietà resistenti. Per ultimo, già l'ho accennato nel discorso, le buone pratiche arboricolturali, quindi evitare di mettere le piante di platano in prossimità, se uno dovesse fare progetto di arredo verde, in prossimità di case, di infrastrutture viarie, perché poi lì comporta ritornare per la gestione, evitare quando si fanno podature tagli sconsiderati e fare appunto tagli secondo la buona norma della pratica arboriculturale. Nelle zone di contenimento, che al momento secondo un nuovo regolamento dell'Unione Europea del 2022 è solo la Francia che ha dichiarato di avere zone di contenimento nei confronti di questo parassita. Le misure, quindi abbattimento, divieto di impianto e controllo ovviamente dello spostamento delle piante di platano. Quindi in Italia non c'è questo regime, tutte le zone in Italia al momento sono in regime di eradicazione. Anche questo tipo di incontri, come quello di questa sera, rappresenta una misura, cioè informare il cittadino su quale atteggiamento tenere quando si appresta a fare un'operazione su piante di platano, rappresenta appunto una misura, quindi, che tende sempre a evitare la diffusione di questa malattia. Concludo riprendendo appunto quel viale che ho rappresentato in diverse fotografie. È un viale del comune di Chiaravalle storico, il viale cosiddetto delle operaie della manifattura tabacchi. Non so se chi di voi conosce la zona di Chiaravalle dove c'è la manifattura tabacchi, e la zona dove abbiamo per la prima volta riscontrato appunto la malattia. È un viale messo a dimora ai fine anni del secolo 800, nel 1865. Vedete in alto lì c'è una foto del Novecento, degli inizi anni del 1900. In basso a destra vedete la situazione del 2010 e a sinistra la situazione del 2013. Perché? Se vi ricordate, ho detto che abbiamo ritrovato la malattia nel 2000, quindi dal 2000 al 2013 sono stati più di 10 anni di lotta nostra, diciamo, come servizio fitosanitario, insieme al comune, all'amministrazione civica, per cercare di salvaguardare il più possibile l'esito che noi già temevamo che fosse nefasto per il viale, appunto per questa valenza storica che rappresentava per la cittadinanza questo viale. Purtroppo non ci siamo riusciti, perché in tutto questo periodo ogni anno mediamente accertavamo sempre qualche unità di pianta infetta, molto probabilmente perché appunto, come
potete apprezzare da quella foto lì del 2010, il sesto d'impianto era molto ravvicinato e quindi le piante attraverso le radici erano in contatto l'una con l'altra e quindi il fungo ha viaggiato in questa maniera fino a interessare quasi tutto il viale, tanto che l'amministrazione ha poi deciso di sostituirlo completamente, quindi rinunciando un pochettino a quel pezzo di storia per ricostituire il viale con un'altra essenza, l'acero catanoides, che non è suscettibile all'aceratocistis. Con questo io vi ringrazio e vediamo se ci sono le domande.